Chiuse le scuole e le università, sospesi congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, oltre a manifestazioni, eventi e spettacoli di ogni genere. Fermi anche i viaggi di istruzione didattica, partite di calcio a porte chiuse per i professionisti, mentre attività sospese nel campo dei dilettanti. Limitati anche gli accessi alle RSA per anziani, via alle modalità di lavoro agile e alle lezioni online. L'Italia, per usare una metafora automobilistica, scala due marce per cercare di contenere il contagio da coronavirus, con l'obiettivo di non gravare troppo sul sistema sanitario nazionale con un numero eccessivo di malati ospedalizzati, oltre che prevenire il contagio delle persone più fragili. Le misure prese, molte delle quali varranno come per il caso delle scuole fino a metà marzo, salvo proroghe, hanno pesanti ripercussioni sulla vita, soprattutto delle famiglie, ma sono una medicina necessaria, hanno sottolineato sia il presidente del Consiglio Conte nel suo discorso alla Nazione che i vertici dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha rimesso il parere al Consiglio dei Ministri alla base della decisione presa. Dobbiamo fare uno sforzo in più, dobbiamo farlo insieme. E partiamo dal dato positivo. In Italia possiamo confermare che la grandissima parte delle persone contagiate guariscono senza conseguenze. Perché allora tanta preoccupazione, vi chiederete? Perché una certa percentuale di persone contagiate necessita di un'assistenza continuata in terapia intensiva. Questo significa che finché i numeri sono bassi, il sistema sanitario nazionale può assistere efficacemente i contagiati, ma in caso di crescita esponenziale è evidente che non solo l'Italia, ma nessun paese al mondo potrebbe affrontare una simile situazione d'emergenza in termini di strutture, posti letto, risorse umane richiesti. Nella nostra regione sono 8 al momento i contagiati, tutti sotto controllo ed in isolamento nelle strutture ospedaliere. Ieri sera, al caso del professore Di Vasto, l'ultimo in ordine cronologico, si è aggiunta la sorella risultata positiva al primo tampone analizzato a Pescara. Nel bollettino mattutino la ASL di Chieti sottolinea che le condizioni dei pazienti ricoverati al San Pio sono buone, presentano entrambi tutti i sintomi della patologia in regressione, più spiccata nella donna già al momento del ricovero. Infatti si era presentata con un quadro clinico caratterizzato da una sintomatologia non severa. Intanto all'Aquila il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio ha tenuto un vertice con i prefetti delle 4 province per fare il punto della situazione alla luce del decreto governativo appena emanato. Continueremo tutti ad adottare, mi rivolgo molto anche ai cittadini, di adottare con serietà, di non prendere con leggerezza questa situazione, quindi di seguire dei consigli che sono stati dati dalle autorità sanitarie, quindi evitare gli assembramenti, lavarsi spesso le mani, adottare alcune misure di cautela, di distanza tra le persone, per gli anziani che sono magari più soggetti a altre patologie, perché il vero pericolo di questa influenza è che quando colpisce persone soggette da altre patologie che quindi hanno già l'organismo indebolito può svilupparsi nella maniera più virulenta fino a diventare addirittura letale.